qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi andremo a vedere la top 3 dei rapper che nel 2021 ha tutte le carte in regola per sfondare. Finalmente, dopo una serie di reaction, torniamo a parlare un po' di musica in maniera più chill e ci tengo a fare una premessa importantissima prima di cominciare. Il concept di questo video inizialmente era i top 3 rapper che nel 2020 avevano spaccato di più. Tuttavia, siamo quasi a marzo, quindi fare un altro video sul 2020 mi sembrava un po' una cosa no sense e ho deciso di riadattarlo al 2021. Vi dico questo più che altro per evitare che nei commenti ci sia gente che mi dice: bro, non hai messo rapper X, ha fatto un album micidiale, come cazzo hai fatto? Allora, la premessa è questa. Quindi, detto questo, direi di cominciare. Partirei subito con il terzo posto che ho deciso di assegnare a Lil Loaded. Classe 2000, proveniente dal Texas, negli ultimi due anni ha fatto parlare molto di sé, soprattutto per la sua musica, ma anche per vicende esterne. La sua main hit, sicuramente quella di più successo e con cui più si è aperto al pubblico, è Block Baby, uscita nel 2019 con un video su YouTube. Ancora oggi è la mia sua canzone preferita, perché già da qui dimostra di avere un'ottima attitudine, flow aggressivi, uno stile decisamente hard, e ad oggi pensate che il video su YouTube vanta più di 35 milioni di views. Seguono una serie di singoli fino a quando nel 2019 esce Block Baby, il suo primo tape ufficiale che riprende appunto il nome della sua canzone. Formato da 11 tracce, nessun feat, sicuramente un album senza troppe aspettative, ma conferma il suo talento. Tra le hit nel disco troviamo anche G-Unit, che starebbe per Gang Unit. E questa canzone in particolare è abbastanza interessante perché svela il suo pensiero sulle gang e sulle guerre tra gang. Lui di base è un creep, ma non per questo dice non può avere amici blood o comunque fare feat o fumare con amici blood, in generale spassarsela. E quindi diciamo che immagina un mondo in cui blood e creep non devono per forza fare la guerra, ma possono anche coesistere. E la cosa ancora più bella è che più avanti questo pezzo verrà remixato da YG, membro dei blood. Dopo l'uscita di questo tape attira l'attenzione di vari esponenti discretamente importanti nella scena americana. Per esempio, esce il remix di Block Baby con NLA Choppa e Avatar con King Von, un singolo, fino ad arrivare al suo secondo album, e Demon in Blue, uscito il 9 ottobre del 2020. Formato da 17 tracce, all'interno troviamo Polo G, YG ed NLA Choppa, questi ultimi due nei remix delle canzoni che prima vi dicevo. È un album carino, personalmente mi è piaciuto, ma non troppo, nel senso che da lui mi aspettavo qualcosina in più. Sicuramente a livello musicale è abbastanza maturato, ma non c'è quel salto netto di qualità che ti fa dire è diventato una bestia. Però questo è anche giustificato dal fatto che è molto giovane, essendo un solo 2000. Un mese dopo circa esce una notizia che lascia un po' tutti stupiti, in quanto totalmente inaspettata. In poche parole, cosa succede? Lil Loaded si consegna alla polizia dopo aver ucciso il suo migliore amico, o comunque uno dei suoi migliori amici. La dinamica è abbastanza ambigua, perché da quello che si sa e da quello che è trapelato e si è capito, stavano girando un videoclip, e si sa che in America tendono a girare molti video con le armi. A quanto pare a questo giro sarà partito un proiettile che ha appunto ucciso l'amico. First reaction: shocked. Shocked because tutti pensavano che a questo punto la sua carriera fosse terminata, in quanto per omicidio non è che ti prendi proprio una pena da poco. Però una settimana dopo questa news postò una foto su Instagram in cui inizialmente annunciava la sua libertà, ma soprattutto annunciava il drop del suo terzo album, Creep Tape, un piccolo tape di 9 tracce al cui interno troviamo Push Asti e Hot Boy, altri due emergenti assolutamente interessanti. Sia questo album che è Demon in Blue contribuiscono ad arricchire il 2020 del rapper, che a questo punto ha tutte le carte in regola per fare un 2021 esplosivo, e chissà se riuscirà definitivamente a blow upare. Arriviamo così al secondo rapper, Hot Boy, anche lui classe 2000, questa volta però viene dalla Florida e quest'anno credo che sia uno dei rapper di cui si è sentito parlare di più, ovviamente in termini di emergenti. Inizia a fare musica a 15 anni, ispirato dai cugini più grandi che appunto la facevano, e la madre, appena viene a sapere di questa cosa, cerca di
metterlo in tutte le condizioni possibili di avverare questo sogno costruendogli un piccolo studio. Inizia droppando qualche pezzo su SoundCloud, qualcuno di questi va anche molto bene a livello di successo, e in particolare mi verrebbe in mente da dire YG's, che è anche la prima che ha ittato il milione di views. Nel 2020 a maggio esce Cut the Fan Horn, il suo primo album ufficiale che devo dire mi è piaciuto tantissimo, uno dei progetti dell'anno scorso che ho preferito di più, formato da 17 tracce, all'interno troviamo le hit Don't Need Time e Go To Talk. Proprio Don't Need Time è la canzone che l'ha reso virale, possiamo considerarla tranquillamente la sua prima vera hit importante, e vi consiglio tanto di andare a vedervi il video perché è veramente figo. In poche parole ci sta lui con tutti i suoi amici vestiti eleganti, ma nonostante questo hanno un sacco di armi e sono vestiti in questa maniera perché le clip sono state registrate durante il funerale di un loro amico. Vi lascio immaginare quanto sia trap quest'uomo. Il pezzo più avanti verrà anche remixato da Lil Baby, non un nome a caso, e questo contribuirà ovviamente a rendere il rapper ancora più virale. Seguono una serie di singoli, tra i quali il più importante è sicuramente Got Talk 2 insieme a Polo G, sequel della prima canzone presente in Cut the Fan Horn, ma troviamo anche le prime canzoni estratte dal suo secondo album in arrivo, Double O Baby. Uscito a dicembre, formato da 16 tracce, troviamo i feat di Pushasti, Tusi e Lil Mosey, e anche in questo caso l'album mi è piaciuto parecchio, non saprei decidere quale tra questi due mi sia piaciuto di più. Insomma, anche lui uno dei nomi più caldi del 2020 e direi che ha tutto per mangiarsi il 2021. Al primo posto ho messo Favi Foreign, probabilmente l'artista più mainstream di questa classifica, senza probabilmente, ma se facciamo un piccolo passo indietro, lui ha iniziato il 2020 da sconosciuto, perché a inizio anno era uno sconosciuto, più che altro era visto come l'amico di Pop Smoke, e ha concluso l'anno diventando praticamente una star. Classe 1990, sicuramente tra questi è il più vecchio e neanche di poco, inizia a rappare già dal 2011, ma comincia ad affermarsi nel 2019 con la hit Big Drip contenuta nell'EP Pain and Love. Successivamente questa canzone verrà remixata da Lil Baby e Quavo e aggiunta al suo secondo album 800 BC, ovvero 800 anni prima del coronavirus. Prima di droppare questo lavoro lo troviamo, come dicevo prima, nei feat di Mid Who 2 di Pop Smoke, ed è così che inizia a farsi conoscere davvero. Arrivano di conseguenza le prime collaborazioni importanti e mi viene subito da citare Demons, canzone di Drake contenuta in Dark Lanes Demo Tape. Segue Zoo York con Lil TJ e Pop Smoke, canzone che poi diventerà anche un manifesto per la drill a New York, e già da qui inizia a dimostrare una grande intesa con TJ, in quanto anche le canzoni che verranno dopo saranno tutte hit. Singolo dopo singolo, feat dopo feat, dimostra di essere veramente forte, tanto che viene nominato da XXL per la Freshman Class del 2020. Ultimo suo singolo attualmente è Trust, canzone che si pensa sia estratta dal primo album ufficiale in arrivo, Bible. Insomma, come ho già detto, ha iniziato l'anno da sconosciuto per diventare uno dei rapper più hype, e chi più di lui può veramente dominare questo 2021? Questa era la mia top 3 di scommesse o comunque promesse per il 2021-2020, vi ho già spiegato il concept del video. Voi cosa ne pensate invece? Siete d'accordo o l'aveste fatta in maniera diversa? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. In più, se vi può interessare una versione più estesa con magari 10 nomi di artisti interessanti, fatemelo sapere lo stesso nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, e se lo siete attivate la campanellina, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.